Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi parliamo di un personaggio, un ragazzo australiano. Il nome è Jonathan Gibson. È famoso per guidare una Royal Enfield ed aver fatto un viaggio che va da Sydney ed è arrivato in Australia fino a Londra, in Inghilterra. Allora, prima di parlare appunto di questo, dell'esperienza che ha fatto, mando la sigla iniziale e poi iniziamo. Allora, bentornati in studio. Allora, io ho incontrato questa, non incontrato di persona, diciamo, l'ho incontrato su internet tramite un altro canale che si chiama Stories of Bike. Lo metto sotto nella descrizione, così poi magari potete darci anche un'occhiata. È un bel canale dove ogni volta, ogni mese viene fatto un video che parla a proposito di una persona e la storia appunto che ha con la propria motocicletta. Ecco, in un episodio appunto il personaggio di cui parlavano era Jonathan Gibson. Allora, Jonathan Gibson è un ragazzo che in questo momento qui avrà circa 30 anni e nel momento in cui ha iniziato questo viaggio aveva 28 anni circa. Il suo lavoro è decoratore di interni e però faceva così anche per arrangiarsi, insomma, un po' per far tornare i conti anche il barista. E quindi, ecco, non era, attraversava un momento anche un po' di difficoltà, nel senso che la difficoltà familiare, perché appunto racconta che in famiglia sua c'erano stati due casi di suicidio, due giovani persone, parenti suoi si erano appunto suicidati. Ecco, in questa cosa, e poi il fatto anche che non fosse poi molto contento del lavoro che faceva, lo portano a intraprendere, ecco, un viaggio fino a Londra, ecco. Allora, lui non era nuovo a questo tipo appunto di avventure. Aveva già fatto un viaggio in Brasile con un amico, appunto un collega che lavorava con lui, aveva incontrato appunto a Sydney o a Brisbane, insomma, dove lavorava lui, dove aveva il pub dove lavorava. Aveva incontrato appunto questo ragazzo e con lui aveva intrapreso questo viaggio che aveva fatto con delle moto moderne, 150 di cilindrata, Yamaha, insomma, giapponesi, ecco, quindi molto affidabili. Però in questo caso, quando decide di affrontare questo viaggio, lo fa con una Royal Enfield. Allora, lui, la sua famiglia hanno sempre utilizzato le moto, sono sempre stati motociclisti e soprattutto hanno sempre utilizzato delle Royal Enfield. Anche il nonno, appunto, che è ancora in vita, ne utilizzava una Royal Enfield del 1969. Allora lui che cosa fa? Si mette sul mercato, cerca una moto che fosse simile a quella lì e la trova, e ne trova una appunto in buone condizioni, una Royal Enfield 350 del 1969. E decide appunto di lasciare il lavoro e intraprendere questo viaggio che attraversa 23 continenti e durerà per più di quasi 2 anni, perché lui praticamente partirà sì, per un anno e mezzo ci metterà ad arrivare a Londra. Considerate che questa è una moto che, oltre ad avere 45 anni, è una moto che non è molto predisposta, ecco, diciamo così, per viaggi di questo tipo. Ecco,
Anche il padre, appunto, ecco, anche il padre ha una Royal Enfield relativamente più moderna, insomma, che ha 5-7 anni, insomma. Ecco, la Royal Enfield, lo ricordiamo, stanno producendo delle moto classiche, quelle che stavano facendo appunto in Inghilterra. Poi in Inghilterra la Royal Enfield mise anche un impianto in India, poi quello in India ha continuato a lavorare, quello in Inghilterra no, e poi alla fine è stato comprato proprio dai indiani, quindi alla fine ecco la Royal Enfield sta producendo e sta andando anche bene perché almeno qui in Europa ha dei prezzi molto competitivi. E quindi ecco, tra l'altro stanno facendo anche una moto nuova da enduro. Quindi ecco, il padre ha questa moto più moderna e lo accompagna e appunto lo supporta anche in questo viaggio che fa e lo accompagna appunto per il viaggio fino in Australia, praticamente fino a quando lui si imbarca per l'Australia. Quindi arriva a Timor Est. Ecco, Australia, poi fa appunto si imbarca Timor Est, Indonesia, Malesia, Thailandia, poi si rimbarca, va in India, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Iran, Turkmenistan, Azerbaijan, Turchia, Bulgaria, Albania, poi questi sono posti nostri, Montenegro, Bosnia, Croazia, Slovenia, Italia, Svizzera, Francia, fino ad arrivare poi in Inghilterra. Ecco, questo un po' è il viaggio che fa. Ecco, ora arrivando diciamo più al nostro canale, io come sapete vi ho sempre detto di comprare, se il consiglio diciamo mio ecco sulla moto è sempre stato quello di comprare una moto che fosse polivalente, quindi io ho sempre individuato le enduro come moto che fossero più versatili, che fossero più adatte a qualsiasi impegno, no? E ancora la penso così, nel senso che non ho cambiato idea. Io credo che in una società come questa, moderna come questa, dobbiamo avere come moto, almeno gli appassionati di moto devono avere una moto affidabile e una moto, cioè, su cui possono fare affidamento e una moto che riesca appunto a fare tutti questi utilizzi. E lui sicuramente, anche lui secondo me, ha più o meno la stessa idea, perché a casa, appunto, quando lo scrive anche nel suo blog, ha appunto la moto del suo papà, che è comunque una Royal Enfield più moderna e quindi molto, molto più affidabile. Però decide, quindi lui come seconda moto compra questa moto e decide di mettersi in una situazione anche di bisogno. Allora, lui praticamente fa questo sito che si chiama The Answer is Always Yes, cioè la risposta è sempre sì, e metto anche qui sotto la descrizione appunto l'indirizzo di questo sito e naturalmente vi invito a vederlo. E ecco, c'è naturalmente ecco, la descrizione appunto di lui, ci sono delle belle foto perché fa delle belle fotografie e appunto del viaggio, e poi c'è anche il blog, no? Lui diciamo una volta ogni 2 settimane scrive degli articoli su quello che praticamente gli succede. Ecco, e quello che gli succede è questo: partendo con una moto del genere del 1969, quindi 45 anni vecchia, praticamente questo è quello che gli è successo. Ha fatto 18 paesi, 27.000 km, anche se l'ha visto su Google Maps perché non andava ai contachilometri, ha distrutto 5 pistoni. Si è rotta appunto 2 scatole del cambio, ha cambiato una sola gomma posteriore, non riesco a capire neanche come ha fatto a fare 27 a fare tutti quei chilometri lì, poi sembra che quella anteriore non l'abbia mai cambiata, ma
E poi ha avuto un incidente, si è rotto un osso e poi si sono rotte 6 frizioni e tutto il pacchetto, diciamo, della frizione. Ecco, questo più o meno è quello che gli è successo, no? Allora, lui questo che cosa vuol dire? Vuol dire che lui naturalmente è partito dall'Australia, quindi da un paese relativamente ricco anche, no? Ricco anche di lavoro, ricco di anche di cioè, in Australia, lo ricordiamo, sono posti che si vive anche con poco perché c'è tanta energia anche, cioè, materie prime, quindi nel senso basta, c'è anche tanto lavoro. E si è messo, quindi una persona, diciamo anche così, occidentale, che non è neanche tanto abituato a chiedere, a mettersi nella posizione di aver bisogno. Ecco, partendo con una moto del genere, ci si mette nella condizione di aver bisogno degli altri, no? Quindi con tutte queste rotture che lui ha avuto, perché lui dice, io qui non ho messo tutte le volte che si è rotta, ma che sono riuscito, perché lui appunto parte con degli strumenti appunto che ha appunto a bordo, e spesso si aggiusta la moto da solo, quindi quelli non li considera neanche. In più ci sono queste rotture dove lui non riesce ad aggiustare questi queste ad aggiustarle. E allora è costretto a chiedere aiuto. E proprio e poi tramite il sito varie persone si offrono di ospitarlo. Quindi lui viaggia spesso in tenda, spesso lo fanno proprio le persone che lo seguono sul sito. Appunto, Stories of Bike, il canale di YouTube, comunque ha aiutato a farlo conoscere. Ecco, questi che si offrono, naturalmente gli offrono anche un posto dove dormire, quindi certe volte dorme insomma in delle case, anche in un dei garage, perché magari certe volte ha portato la moto ad aggiustare e magari gli danno la possibilità di dormire lì, almeno dorme al coperto. Altre volte dorme in posti in capanne, perché insomma lui attraversa anche dei posti che non sono proprio ricchissimi, però anche questi si offrono appunto di ospitarlo. E certe volte gli capita, sempre in questi posti che magari non sono paesi ricchi, ma che poi ci sono persone ricchissime, si ritrova appunto a dormire anche in delle ville, insomma, ecco, si ritrova a dormire. Quindi c'è proprio il viaggio gli dà proprio la possibilità di incontrare persone diverse, no? Persone anche, e tutti comunque sono molto disposti ad aiutarlo, ecco, tutti allo stesso modo. Naturalmente certe volte quando lui si ritrova con i vestiti che sono usurati, una cosa e quell'altra, poi magari lo vengano a prendere con dei Mercedes Coupé. Almeno questo è su un blog appunto che ha scritto lui. C'è appunto una persona che si è offerta, che era una persona che stava molto bene, infatti l'ha portato poi in una villa, via, e così. Questo è appunto quello che è scritto. Comunque io vi invito, ecco, a leggere tutto il blog. Ecco, naturalmente è scritto in inglese, anche per me mi richiede parecchio tempo appunto per tradurlo. Comunque, secondo me, ecco, merita. Ecco, il punto d'arrivo è l'Ace Café. Allora, l'Ace Café è un posto che io non sono mai stato, mi piacerebbe, è un posto molto storico anche, nel senso che è un bar storico per motociclisti vicino a Londra. Quindi il punto d'arrivo che lui si era fissato era quello. E lì, infatti, arrivò, dice che era, insomma, molto emozionato, e in effetti appena arrivò vomitò anche dall'emozione, no? Ecco, io posso solo, diciamo così, immaginare anche le difficoltà che
attraversato, no? Questo ragazzo, cioè quando si rompe la moto nel mezzo alla strada, quando veramente non sai, non sai, no, poi magari sei anche solo, quindi non sai anche come uscirne, no? Però lui dice che se non ci si perde di coraggio, poi e si continua, no? Si cerca di risolvere il problema e poi si incontrano sempre persone disposte ad aiutarti, disposte a superare, ecco, diciamo, a andare avanti, ecco, le cose poi vanno sempre meglio. Questo è quello, appunto, è un po' il messaggio che porta avanti, ecco, e che portano avanti anche diversi canali YouTube. Questo, insomma, era una cosa che mi faceva piacere condividere. Ecco, sono anche contento che stiano arrivando anche i canali, insomma, a riempire meglio anche il nostro a parlare, ecco, di tutte le sfaccettature della moto, che sono appunto anche il vivere la moto con lentezza, no? Cioè col vivere la moto con l'idea appunto di incontrare altre persone, di fare, ecco, esperienze come ha fatto Jonathan in questa avventura, no? E appunto per fare queste esperienze, certe moto come questa, certe moto vintage, certe moto più lente, certe moto anche più da un punto di vista meccanico molto più arretrate, se, ci permettono, diciamo così, di entrare più in sintonia con i paesi che si attraversano, con i luoghi che si attraversano. Naturalmente, se uno con una moto da enduro moderna, che sia una Yamaha, un BMW, quello che è, cioè rischia di fare tutti questi chilometri e praticamente stare senza neanche una rottura e praticamente vedere gli autogrill e vedere la superstrada oppure le autostrade, ecco. Questo è un po' il rischio che si corre anche proprio noi motociclisti. Infatti credo che sia una cosa, sarebbe una cosa opportuna, io almeno cerco sempre di farla, il cercare di evitare il più possibile le autostrade, anche se questo purtroppo non è sempre possibile, però sempre passare praticamente per le vie secondarie, ecco. Almeno quello ci dà la possibilità di vedere un pochino di più. Ok, allora a questo punto io vi lascio qualche immagine che ho preso un po' così dai vari canali di Jonathan e magari, insomma, qualche foto così. Intanto vi saluto e vi auguro un buon fine settimana. E appunto, se vi è piaciuto il video mettete un like, se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!